E il signor Di Sasio in questo momento dà il via. Ottima la presa di Giordano che subito fa andare via Tommasiello, il tunnel ai danni di San Severino e siamo così all'1-0. Iovinella, Coiro, si gira allo spazio, il passaggio al centro è davvero calcio a 5, sul secondo palo trova ancora Tommasiello. Intanto il numero 9 fa buona guardia sempre Petruccio che fa tutto da solo e arriva la prima rete di Petruccio. Ancora Giordano e ancora Cava a costruire per la SD300, questa volta sulla destra, ha spazio davanti a sé, con la deviazione c'è Gloria per Gallo. Il risultato di 3-1 quando il signor Di Sasio Armando della sezione di Salerno dice che possono partire così i cronometri per questa seconda frazione, altri 30 minuti. Costa, Fabio, il numero 10, prende la rincorsa, corta, 3 metri. Tira e becca l'incrocio dei pali. Iovinella, ancora per Pessolani, per Iovinella, il suo destro a servire Cava, il tiro! Attenzione, vuole andarsene, ci sono due persone che chiudono su di lui. Attenzione, il passaggio è percorsa, ottima la triangolazione. Pronto a specificare Paradiso, il tiro e questa volta c'è con la deviazione. Il San Pietro che ha un giocatore in meno e questo si sente con la squadra di Sala Consilina. Che se ne va sulla sinistra con due giocatori, tre giocatori, ancora il passaggio e c'è la rete di Costa. In questo momento ancora per Iovinella e l'arbitro dice che va bene così, il risultato finale è di 6-4 per la SD300. Stiamo andando dal presupposto che per giocare in questa categoria c'è bisogno di stimoli, soprattutto per chi ha militato, per la maggior parte dei ragazzi in categorie superiori. Quindi si possono trovare squadre alle prime armi come il Social San Pietro che abbiamo incontrato oggi, altre tante squadre che siano, diciamo, poco attrezzate. Purtroppo, come abbiamo ben visto con la partita di domenica, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Rispetto ad oggi è stata una pessima partita da tutti i punti di vista, da parte di tutti quanti, perché come avevo già detto negli spogliatoi, se non troviamo noi stessi gli stimoli necessari per affrontare queste partite, alla fine si possono fare brutte figure come l'abbiamo fatta oggi, perché quando incontri squadre un po' poco organizzate, che non giocano proprio bene a calcetto, si possono incontrare delle difficoltà per delle squadre che giocano con degli schemi, con degli equilibri tecnico-tattici. Quindi io ne ero già al corrente, avevo già detto a loro: mi raccomando, prendiamo gli stimoli giusti, l'entusiasmo giusto, perché sennò
facciamo brutte figure, e così è stata alla fine. E non penso che non sarà l'unica partita che sarà così. Levate penso 4-5 squadre che sono più o meno equilibrate, e quindi saranno partite di calcetto, e quindi diciamo ci sarà il piglio diverso. Però, come dico, non bisogna affrontare sempre le prime della classe, della categoria, per giocare bene e convincere soprattutto noi stessi, perché sennò il lavoro che facciamo durante la settimana viene buttato all'aria in pochi minuti dall'inizio della gara. Secondo me sarà un'esperienza positiva. Sono stato coinvolto dei ragazzi, perché sono tutti del paese di San Pietro, e hanno voluto che io dessi una mano a loro per questa nuova avventura. Ci siamo calati in questa avventura, anche se devo dire che è un po' diversa dal calcio 11, perché ci sono delle regole, delle cose nuove, è tutto da scoprire. Però pian piano noi siamo partiti con questi ragazzi senza alcuna pretesa. Quello che verrà quest'anno lo faremo divertendoci, che è una cosa importante. È un intero paese che si stringe attorno a questa squadra, è un record almeno per il comune di San Pietro avere finalmente il suo nome in quelli che saranno le categorie di calcio a 5, quindi a questo punto, oltre quello che potrebbe essere l'obiettivo di partecipare questa settimana, dopo aver visto il primo incontro con una squadra rinomata e soprattutto esperta, che cosa ne pensa il tecnico del suo gruppo? Ma io sono soddisfatto, io infatti i ragazzi l'ho elogiato, visto che è la prima gara ufficiale, siamo partiti ai principi di ottobre per questa avventura, e sono soddisfatto. Io quando abbiamo finito l'incontro mi sono complimentato, anche se c'è da migliorare, che bisogna lavorare, perché ci sono delle cose che non hanno ricepito bene. Poi dobbiamo tenere conto che abbiamo giocato con una squadra, con dei ragazzi che fanno il calcio a 5 da parecchio, e quindi io mi ritengo soddisfatto. Sicuramente faremo ancora meglio, miglioreremo, e per San Pietro sarà sicuramente una cosa nuova dopo tanti anni, perché sempre a livello di seconda, terza categoria, calcio a 11 facciamo questa esperienza nuova, che secondo me sarà positiva sia per noi che per tutto il paese.